Ciao a tutti ragazzi, allora, buongiorno, ben ritrovati. L'avrete letto tutti, la notizia di oggi è la scomparsa di Giampiero Boniperti, che ci lascia dopo una vita in bianco nero. Io non voglio essere ipocrita, dico che mi dispiace tanto, perché è un nome che ho sempre sentito un sacco girare nel mondo Juve, però io non avendo vissuto Boniperti non posso essere distrutto, mi spiego meglio. Quando ci lasceranno Del Piero, Buffon, Chiellini, sarò abbastanza in là con gli anni anch'io. Ecco lì, probabilmente se ne andrà una parte di me perché questi giocatori li ho vissuti sulla mia pelle. La storia della Juve è stata farcita da tantissimi grandi uomini, prima che campioni, e ogni nostra generazione, da mio papà, mio nonno, ai vostri genitori, ai vostri nonni, hanno avuto degli eroi, no? Ai quali aggrapparsi. Per me purtroppo non è stato Boniperti, ma per fortuna ce ne sono stati tanti altri. Quindi quello di oggi non sarà un video in onore e in memoria di Boniperti, perché davvero non avrei nulla da dire su Boniperti. Non ho mai vissuto Boniperti, ha smesso di giocare nel 61. C'ho la pagina Wikipedia aperta perché anche qua non me ne vergogno, non conosco a memoria la storia di Boniperti. Io purtroppo sono fatto così, se non ho vissuto in prima persona quelle cose, fatico tremendamente ad essere affascinato, attratto o volere per forza entrare nel merito di qualcosa che io effettivamente non ho potuto vivere in prima persona. Tutte le emozioni che mi hanno accompagnato nel calcio in questi anni sono state importanti per me proprio perché appunto mi hanno fatto emozionare. Un'emozione è questo. Questo è ricordo, questa è storia, questa è qualcosa che possiamo leggere sui libri e nulla più. E credo che ogni persona possa vivere a modo suo, no? La scomparsa di grandi uomini, di grandi sportivi come Giampiero Boniperti. Allora, dicevo, non è un video in memoria di Boniperti, ma da qua vorrei partire per fare un discorso più generale e quello di oggi è un video molto riflessivo, se vogliamo filosofico, non ci saranno notizie di calciomercato, o bene, o meglio, sì, ci saranno, ma quella che voglio fare con voi è più che altro una riflessione, no? Quindi mettetevi comodi perché il video di oggi è una chiacchiera tra me e voi, che quando succedono cose di questo tipo, forse è bene sedersi un attimo, pensare e ragionare a dove stiamo andando, in che direzione sta prendendo il calcio. Prima di tutto vi chiedo di lasciare un mi piace, di scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione come al solito, perché le notizie di calciomercato arriveranno, l'abbiamo detto ieri, magari non nell'immediato. Quando finirà l'Europeo, almeno per qualcuno, non per l'Italia, perché noi ci siamo già qualificati alla fase successiva dei gironi, però per qualcuno va avanti, per qualcuno finisce, quindi delle notizie di calciomercato, probabilmente anche solo in uscita, se vogliamo, potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane, già la prossima settimana, quando tante squadre torneranno a casa. Per iniziare, voglio partire da qua, no? Parlavamo di Boniperti, parlavamo di uomini che hanno legato il nome alla Juventus, io purtroppo questa maglia di Marchisio ce l'ho completamente rovinata a forza di lavatrice, asciugatrice, mia madre l'ha martoriata, ma questa è una maglia bellissima. Tra l'altro questa maglia è speciale per me, è speciale perché questa maglia arriva nel periodo del terremoto dell'Emilia del 2012, la prima maglia della Juventus con lo scudetto, quando Marchisio e Pirlo hanno posato per queste maglie. Sul sito della Juventus io questa ce l'avevo già a casa, arrivata direttamente dallo stadio, c'è lo scudetto appunto, però dentro, no, c'è questa frase: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, Giampiero Boniperti. Ecco, quando vedi una maglia della Juventus di questo tipo, no, con lo scudetto dopo una vita, il mio primo scudetto vinto da tifoso, questa è la mia grande emozione, con Marchisio dietro. È una frase iconica che è diventata grande di Boniperti, scritta lì. Questa è una maglia che sa di storia e mi dispiace tanto averla così completamente rovinata, perché questa è veramente una grande maglia e probabilmente si potrebbe appendere anche solo per la parte davanti, dato che la parte dietro, ahimè, è andata a farsi friggere. E allora stavo pensando, no? Boniperti, 15 stagioni alla Juventus. Marchisio, una vita in bianco nero, una vita vera e propria. Come Chiellini, come Buffon, come Del Piero, uomini che hanno deciso di unire in maniera indelebile il loro nome ai colori bianconeri, no? Quando mai arriverà un altro come questi? Ma non solo sulla Juventus. Basti pensare alla Roma, no? Totti, De Rossi e poi Florenzi. E
poi con Florenzi qualcosa si è rotto. Si è rotto e la Roma non lo considera più un giocatore importante, lo sta dando in prestito un po' a tutti, è sul mercato. Un altro caso potrebbe essere il Milan o l'Inter, il Milan soprattutto, no? Locatelli. Locatelli è il giocatore del momento che in nazionale sta facendo grandi cose, che noi vogliamo ora acquistare per 40 milioni di euro. Il Milan Locatelli dopo 3 stagioni e dopo tutta la trafila delle giovanili, ragazzo cresciuto lì, ragazzo di Lecco, quindi anche della Lombardia, gioca nel Milan, gioca, 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 poi una certa si decide di cederlo per puntare su altri nomi. Non so bene perché, sono sincero, forse si cercava qualcuno di più pronto, non si riteneva Locatelli adatto, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che va via per 2 milioni di prestito, più 10 di riscatto al Sassuolo che lo valorizza in maniera tremenda. Tra l'altro, piccola curiosità, no? Primo gol di Locatelli in Serie A con la maglia del Milan contro il Sassuolo, secondo gol e ultimo di Locatelli in Serie A con la maglia del Milan contro la Juventus. Quindi Locatelli va a segnare, no? Contro la sua squadra del futuro e quella che ci auguriamo possa essere la squadra successiva. Quindi questa escalation del destino mi fa molto ridere. Però Locatelli poteva essere uno dei giocatori in grado di unire il suo nome a quello del Milan. Ma guardiamo solo la gestione della fascia di capitano del Milan in questi ultimi anni. Ce l'abbiamo Montolivo, poi compra Bonucci, allora danno a Bonucci, quell'anno dopo aveva Bonucci, allora danno a Romagnoli, poi adesso Romagnoli non è più capitano del Milan, non mi ricordo neanche più chi è in questo momento il capitano del Milan, sono sincero. E poi per il buon gesto di Kier nei confronti di Eriksen, la voglia andare a Eriksen, insomma, diciamo che è abbastanza cambiata, no? La concezione di calcio, di bandiera, di uomo, di unire i nomi, ma ancora di più. Andiamo ancora più nel profondo, parliamo dei social network, perché Boniperti dal 46 al 61, che ha giocato nella Juve, dei social network non ne ha sentito tanto parlare. E quanti momenti di crisi aveva avuto Boniperti? E qualche magari anche momento in cui i tifosi avrebbero voluto dirgli qualcosa di cattivo, magari, perché è successo nei confronti di tutti. Ora leggo che ci sono delle contestazioni per Buffon al Parma perché se n'è andato da mercenario e torna da eroe. Buffon se ne va in un momento storico in cui viene pagato una marea di soldi che tuttora quei soldi trasposti in euro per un portiere sono una bella cifra. Buffon è uno degli acquisti più onerosi nella storia della Juve ed è stato fatto 20 anni fa. Quindi più che da mercenario, secondo me, Buffon se n'è andato da super promessa, no? O basti pensare a tanti tifosi della Juve che in questo momento mi stanno continuando a scrivere sotto i video, ma io spero che se ne vada Cristiano Ronaldo. Per me è una roba inconcepibile dire spero che se ne vada Cristiano Ronaldo. Se se ne andrà, a me dispiacerà, ma probabilmente ci saranno anche delle buone ragioni per cederlo, eventualmente, l'abbiamo già parlato tante volte. Ma è possibile che ora una cosa, come prima era la chiacchiera da bar, no? Ti trovavi al bar, prendevi il caffè, sparavi due stronzate mentre leggevi i giornali lasciati sul tavolino. E rimaneva lì, finiva lì. Basta. E poi era una roba che facevi insieme a tutti i tuoi amici, alla cerchia di clienti di quel bar, no? E finiva lì. Ora voi siete dall'altra parte dello schermo che ascoltate me, magari anche dall'altra parte del mondo, perché tante volte mi scrivono dei ragazzi che nemmeno parlano italiano o comunque dei ragazzi che sono andati a vivere da altre parti del mondo e mi dicono io nonostante la distanza continuo a seguire la Juve e mi informo tramite i tuoi video, Luca. E questa cosa per me è bellissima. Però ogni minchiata, ogni stronzata, ogni magari momento caldo post partita in cui ce l'ho con un determinato giocatore viene caricato sul web e rimane sul web ed è una prova indelebile. Quanto cazzo è cambiato il mondo da Boniperti ad oggi? E non solo per via dei social network, anche di questa concezione che ora è difficile trovare un giocatore vero e proprio che decide di unirsi in maniera indelebile con una squadra, con una società, anche perché magari nemmeno è possibile più. Donnarumma. O guardiamo quello che è successo alla Fiorentina con Gattuso. Se ne vanno perché società e procuratore di Gattuso non trovano l'incastro per determinati giocatori perché si voleva fare un tutt'uno. Il calcio è andato in una direzione completamente diversa rispetto a quella di Boniperti. E Boniperti è uno degli storici, no? Che ha veramente preso il suo nome, l'ha stampato sul bianco e sul nero e niente più. E sull'azzurro. E mi fa un sacco piacere aprire Twitter e vedere
un sacco di ricordi da parte di tutte le altre società, perché se ne va uno che, come Maradona all'epoca, ha veramente scritto pagine importantissime di calcio. Ma quando ci capiterà mai più una cosa del genere? Ora, Insigne, per dire, è una bellissima storia, secondo me, perché è un ragazzo di Napoli, napoletano, che diventa capitano del Napoli. Eppure anche Insigne è tanto criticato dai tifosi del Napoli. E tutti i giocatori sono criticati dai propri tifosi. È inutile. E questa cassa di risonanza dei social porta ancora più su. Addirittura oggi ho visto un clickbait di una pagina che diceva: "Ultim'ora, è morto il capitano della Juventus. Clicca qua." E te cliccavi e ti si apriva la pagina che era morto Boniperti. Abbiamo fatto un passo oltre il limite della decenza, secondo me, con questo discorso legato ai social network. Perché non puoi farmi clickbaiting su un morto. Mi dispiace, o sono pazzo io, o non puoi. Non puoi. Credo che sia la cosa più sbagliata del mondo, però ognuno poi gestisce le sue cose nel modo che ritiene più opportuno. Per quanto io sia ben consapevole che il calcio sta andando in questa direzione, ed è giusto anche che si evolva, perché io sono il primo a dire che le novità ci devono essere, io ho una parte romantica dentro di me che mi dice che mi dispiace. Perché se io mi sono innamorato del calcio, c'è un motivo solo. E lo vedete alle mie spalle tutte le volte che aprite un mio video. Si chiama Alessandro Del Piero. Perché quando ero bambino e quando ho iniziato ad approcciarmi al calcio, quell'uomo lì mi ha fatto godere. Dal mondiale, dal gol con la Germania, alla Serie B, al capocannoniere in A, alla doppietta al Bernabeu con standing ovation, all'addio. Al gol spunizione alla Lazio, che vuol dire scudetto. Al gol all'Inter in quel stesso anno, nell'ultimo anno. Minchia, ragazzi, ci attacchiamo a quelle cose lì. Se ci innamoriamo del calcio e di una squadra è per quelle cose lì. Perché sono juventino? Io non ho scelto di essere juventino. Nessuno mi ha imposto di essere juventino. Per quanto mio papà, sin da piccolo, sia iniziato a comprarmi le magliette, quelle cose lì. Però del calcio a me non me ne è mai fregato niente. Io ho iniziato a seguire il calcio nel 2006 e mi sono innamorato della Juventus perché c'era quello lì. Ed ora che se ne va questo qui, posso dire che il mio rapporto con Del Piero e quello con Buffon probabilmente sono sulla stessa linea, eh. Forse 51% Del Piero, 49% Buffon, ma sono su quella linea lì. Perché mi hanno dimostrato e mi hanno fatto vedere che sì, cazzo, io metto la Juventus davanti a me. Scendere in Serie B è solo l'inizio del discorso che possiamo fare. Ed è anche quello che vi dicevo l'altro giorno. A me dà fastidio che Cristiano Ronaldo mi dica: "Ho 37 anni, che rimanga la Juve, che vada da un'altra parte." Va bene, perché tanto il mio l'ho fatto. Mi dà fastidio. Mi dà fastidio. Come mi dà fastidio per dire vedere questo continuo diatriba legata a Renault di Dybala. Io capisco che voglia prendere di più, capisco che voglia essere al centro del progetto, capisco che la Juve voglia anche provare, volendo, monetizzarlo perché è uno dei giocatori con più richieste. Però allora non arriveremo mai al punto che un giocatore riuscirà davvero a diventare, non per la Juventus, ma per i bambini, quello che per me è stato Del Piero. Io mi immagino ora un tifoso della Juve che ha iniziato a tifare Juve, che ne so, primo anno di Allegri, ok? E si è innamorato di quei giocatori lì. Si è innamorato del Pogba, perché ti faceva la differenza. Si è innamorato del Morata, del Tevez, del Vidal, del Pirlo, del Marchisio. Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. C'è solo Morata perché è tornato. Si innamorerà del Chiellini. Non dico neanche del Bonucci, perché quella fuga al Milan, la mia concezione di Bonucci l'ha rovinata tantissimo. Si innamorerà del Buffon, che pure lui se n'è andato. Giorgio è veramente l'ultima bandiera che ci rimane, eh? Perché io, per quanto possa sforzarmi di accettare il ritorno, sotto il profilo professionistico di Bonucci, io non lo posso ficcare nelle bandiere della Juventus, eh? Mi spiace. Quando sbagli e quando fai un passo così lungo, cioè sbagli, poi quando prendi una decisione, diciamo così, quando prendi una decisione così grossa e così importante, sei libero di farlo, però sappi che poi io
nel mio cuore da tifoso della Juventus, non me lo dimentico che sei voluto andare via per un motivo ben preciso e che sei tornato anche per un discorso di comodità familiari, no? E va benissimo, e ti farò Bonucci perché è un rappresentante della Juventus. Poi nel mio cuore io so che il rapporto che ho con Chiellini e quello che ho con Bonucci non può essere la stessa cosa. Chiellini il giorno dopo che Bonucci va al Milan mette una foto che si tocca il cuore con lo scudetto della Juventus, eh? Ma questo è gobbo dentro. Quindi io spero che ci sia un altro Boniperti, un altro Del Piero, un altro Buffon, un altro Chiellini. Anche se so che difficilmente sarà così, spero di ritornare a vedere qualche giocatore che mette la Juventus davanti a se stesso. Discorso un po' lungo, complicato, forse anche un po' da boomer, da vecchietto, però ogni tanto mi piace fermarmi e dire: ma in che direzione sta andando il calcio?